per i credenti il denaro proibito porta alla perdizione. Il denaro proibito, che viene da atti illegali come il gioco d'azzardo, apre le porte al diavolo, alla corruzione, alla distruzione e al deterioramento delle condizioni familiari, e la felicità si trasforma in problemi. E ciò che peggiora tutto è il silenzio su queste trasgressioni, il segreto. Il gioco d'azzardo è fin troppo popolare e porta a molti problemi, sia nelle relazioni sociali e familiari che sul lavoro. È una delle principali cause del nostro disastro finanziario e della disgregazione della famiglia, e lo ha imparato a sue spese John, il protagonista della storia di oggi. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. John ha 46 anni e si è costruito una bella famiglia con sua moglie Mary e i loro figli Olivia e Johan. La famiglia è ricca e vive in una bellissima casa. Ma purtroppo l'uomo sembra avere una personalità contraddittoria di cui la famiglia non riesce a capacitarsi. A casa è un uomo avaro, ma è molto generoso con le persone esterne, per cui spende e spande senza pensarci due volte. È strano, oltre che ingiusto. Dovrebbe pensare prima alla sua famiglia che ai suoi amici o addirittura agli sconosciuti. Mary è confusa, arrabbiata e profondamente ferita. Le cose non erano così quando si sono sposati, ma più il tempo passa, più la coppia litiga per i soldi. Mary accusa il marito di non pensare alla famiglia, ma ogni volta che lui prova a cambiare, dopo poco, torna tutto come prima. Allo stesso modo, anche la figlia Olivia soffre per l'inspiegabile mancanza di denaro. Suo padre non le dà mai soldi e vede molti dei suoi amici fare shopping e invitarla ad andare con loro, e lei non sa come comportarsi. Non può dire di non avere soldi perché sanno che viene da una famiglia ricca e si vergogna ad ammettere con gli altri ragazzi che suo padre non le dà niente. Quello che il resto della famiglia non sa è che John nasconde un segreto enorme ed è terrorizzato dall'idea di poter ferire i suoi familiari. E tutto a causa di un terribile vizio di cui non riesce a liberarsi. Il gioco d'azzardo. Tutto è iniziato quando John è andato da uno dei suoi amici e lo ha trovato a giocare in un locale. Ha iniziato ad imparare le regole del gioco a poco fino a diventare un professionista. Ma da cristiano, John sa che i soldi che guadagna da quel gioco sono come la peggiore delle maledizioni. Quei soldi vengono spesi molto velocemente e in modo innaturale. E poi succede qualcosa di anomalo e devastante, come quando John ha vinto una grossa somma e il giorno dopo ha rischiato di essere licenziato, o quando dopo un'altra vincita il loro cane è morto. John si è accorto presto che tutto ciò che di brutto gli sta succedendo proprio dopo che ha giocato. Sa benissimo che il gioco d'azzardo è la causa di tutti i suoi problemi, compresi quelli in famiglia. Eppure, purtroppo, non riesce a smettere. Sa che il gioco è proibito e crede che questi soldi siano una maledizione. È per questo che non vuole darli a sua moglie o ai suoi figli, sta cercando di proteggerli. Sente che la sua coscienza è insoddisfatta e indegna di qualsiasi cosa. Va al bar tutti i giorni e vi trascorre la maggior parte del tempo. Non riesce a smettere di giocare. Non può controllare il gioco d'azzardo e non può smettere di giocare. Pensa costantemente al gioco, alla vincita e alla perdita. È diventata un'ossessione e, come ogni ossessione, sta distruggendo tutto ciò che John ha a cuore. La sua famiglia non sapeva più come comportarsi con John. Col passare del tempo smisero di chiedergli soldi. Mary iniziò a lavorare e pensò lei a mantenere la famiglia, dal momento che John voleva usare solo i soldi del suo stipendio e questi non erano abbastanza.
Quando Olivia annunciò ai genitori che si sarebbe sposata, chiese al padre dei soldi per organizzare il matrimonio. L'uomo accettò preoccupato e le diede gli ultimi soldi puliti che erano rimasti, chiedendole di perdonarlo perché erano così pochi, ma aveva solo questi e non voleva che le capitasse nulla. Olivia non capì cosa stesse dicendo suo padre, ma alla fine pensò che l'importante era che le aveva finalmente dato i soldi e seppellì tutte le domande. Passarono gli anni. Olivia si sposò ed ebbe due gemelli. Mary continuò a pensare al secondo figlio e John provò più volte a smettere di giocare, sempre invano. Continuò a mantenere il segreto su quella sua distruttiva debolezza fino a quando non si accorse che non gli restava molto tempo. Un giorno, dopo l'ennesima vincita, rischiò la vita in un incidente proprio fuori dal bar in cui aveva appena giocato. Capì che aveva usato troppo e che la sua fine era vicina, e così decise di nascondere tutti i soldi sporchi in una cassaforte nel suo studio, lasciando una nota per la sua famiglia. Morì poco tempo dopo, lasciando Mary e Johan impoveriti e disperati. Nessuno seppe dei soldi sporchi di John per 6 anni, fino a quando Olivia non andò a cercare delle vecchie carte nell'ormai vuoto studio di suo padre. Nascosta sotto alla scrivania, trovò la cassaforte aperta. Dentro c'erano tantissime banconote e una lettera. Era da parte del suo defunto padre. Con le mani tremanti, Olivia aprì la lettera e finalmente scoprì il grande segreto che suo padre aveva custodito per anni. Nella lettera John spiegava alla famiglia tutto, raccontò del gioco d'azzardo, di come avesse più volte provato a smettere solo per poi ricaderci sempre, di come si sentiva in colpa e di come quei soldi gli avessero portato solo dolore. «Vi prego, perdonatemi se potete», scrisse. Pregava chiunque di loro avesse aperto la cassaforte di prendere quei soldi e donarli in beneficenza. «Fate qualcosa di buono con questi soldi maledetti», aveva scritto prima di morire. E non tenete neanche un centesimo per voi. Olivia ripiegò la lettera con le lacrime agli occhi. Ti perdono, papà, sussurrò. Tornata a casa, raccontò tutto a sua madre e a suo fratello, e alla fine seguirono le ultime volontà di John e diedero i soldi in beneficenza, decisi a porre fine a quella condanna che gli aveva portato via l'idea di una famiglia felice. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!